Sì, grazie Presidente. Anche meno ovviamente dei 5 minuti. Questo ordine del giorno mira a tutelare ovviamente l'avifauna, perciò parliamo degli uccelli. Insomma, sappiamo nel periodo tra marzo ed agosto, soprattutto ovviamente anche l'innalzamento della temperatura globale dovuta ai cambiamenti climatici, ovviamente le nidificazioni sono cambiate, mutate all'interno degli habitat urbani, perciò ovviamente troviamo presenza di nidi in periodi ovviamente dove prima ovviamente non erano presenti, perciò parliamo di marzo ed agosto e noi chiediamo, come recita anche l'articolo 33,4, dove esclude ovviamente di norma le potature nel periodo che va da aprile a luglio compreso, ovviamente noi parliamo di marzo e fino ovviamente ad agosto, dove insomma laddove è presente una presenza appunto di nidi o comunque di qualsivoglia mammifero, di intervenire tramite ovviamente le associazioni più accreditate, perciò associazioni ambientaliste, associazioni che si occupano della tutela in questo caso dell'avifauna, perciò parliamo ovviamente della LIPU, accertando insieme al Dipartimento Ambiente insomma, gli interventi ovviamente da fare prima di ogni tipo di potatura. Questo per permettere innanzitutto ovviamente ai nidi, agli uccelli lì presenti, insomma, dove sappiamo ovviamente viene appunto nidificato, insomma, e perciò ovviamente secondo le norme anche nazionali vi è una tutela legata anche al benessere in questo caso degli animali. Perciò ecco, noi chiediamo semplicemente al Dipartimento Ambiente, prima di eseguire ogni tipo di intervento di potatura, di interloquire, perciò di intercedere insomma, con l'associazione LIPU o comunque un'altra associazione accreditata sul tema dell'avifauna. Grazie.